città delle donne è il tema della quinta edizione di Milano Città Mondo. Parla di una Milano multiculturale abitata da donne di origine asiatica, araba, latinoamericana, afrodiscendenti o dell'est Europa, che spesso sono invisibili, ma che con il loro talento, la loro creatività e il loro lavoro rendono questa città un posto, un luogo più bello, più vivace, più interessante in cui vivere. Per 6 giovedì vi offriamo anticipazioni dal nostro palinsesto, che segue 6 strade tematiche: nascere, emigrare, lavorare, incontrarsi, raccontarsi e innamorarsi a Milano. Sono temi grandi, affrontati sempre in modo insolito. Il percorso della Città delle Donne è stato ideato e coprogettato insieme ad alcune giovani donne capaci di essere ponti tra differenti culture. A partire dal proprio vissuto e dalla propria esperienza, hanno saputo creare una narrazione trasversale e dinamica, interetnica e intergenerazionale, che con varietà di linguaggi e mezzi racconta una Milano che non ti aspetti. Ad ogni incontro, con protagoniste diverse, ci viene offerto un nuovo modo di guardare e vivere la città. Uno sguardo bello e stimolante per tutte e per tutti. Non mancate! Ciao a tutti, io sono Giada Baie, sono la coordinatrice dei corsi di lingua cinese e degli eventi della Scuola di Formazione Permanente della Fondazione Italia-Cina. Oggi mi trovo insieme ad alcune relatrici del palinsesto di Milano Città Mondo, con cui collaboro come cabina di regia per appunto questi 21 eventi che sarebbero dovuti essere in questo periodo, ma che purtroppo non ci sono, per ovvie ragioni. E niente, quindi oggi, o comunque il 7 maggio, avremmo dovuto riunirci tutti, insieme anche ad altre relatrici, per raccontare un po' le nuove maternità, quindi come le donne straniere, le donne delle comunità internazionali di Milano affrontano la maternità, il parto e il dopo parto, quindi tutta la vita del bambino nuovo e se hanno delle reti che permettono loro di tornare a lavorare oppure no, eccetera, eccetera. Quindi avremmo voluto raccontarvi questa storia. Purtroppo però appunto non possiamo, e quindi abbiamo chiesto la disponibilità di alcune delle relatrici che sono qui per raccontare invece come stanno vivendo le donne delle comunità internazionali questo difficile momento di emergenza. Passo subito la parola alla dottoressa Irene Cetin. Irene, tu immagino starai lavorando in questo momento, no? Sì, anche adesso sono in ospedale. Oh mamma! Ho lavorato tutto il tempo, più del solito, in un modo diverso. Immagino. Ci puoi raccontare un po' la situazione in ospedale e di come anche tu la stai vivendo, no? Da primario sì. Primario di ostetricia e ginecologia. Primario di ostetricia e ginecologia a Buzzi, e poi lavoriamo insieme anche a Sacco perché siamo la stessa azienda. Quindi diciamo che la sera del 20 febbraio mi hanno telefonato dalla direzione dell'ospedale per dirmi che stavano ricoverando a Sacco la prima paziente gravida che è stata riconosciuta in Lombardia, che era la moglie del paziente di Codogno, famoso, il primo paziente. Quindi sua moglie è stata trovata subito a essere gravida a 32 settimane, però insomma per fortuna non aveva nessun sintomo, lei era positiva ma senza nessun sintomo. Oh. E quindi, insomma, a dirvi la verità, poi nel frattempo è anche arrivata a 38 settimane e ha partorito poi da noi a Buzzi. Per cui, come dire, questo già esemplifica un po', ha stravolto in che senso. Noi abbiamo comunque dovuto fin da subito cercare di trovare dei modi per seguire meglio possibile tutte le pazienti, le signore, le donne, le nostre donne, che poi, insomma, la gravidanza è una condizione normale, quindi insomma chiamarle pazienti è sempre un po' strano, perché sono donne che vivono questo momento, per cui sono donne che la maggior parte delle volte per fortuna stanno molto bene, anzi vogliono stare bene e vogliono vivere tutto in modo più normale possibile. Però purtroppo questa situazione, e poi lo sentiremo sicuramente anche dalle altre mie colleghe che sono qui con noi oggi, però è stata una situazione
pazzesca, perché abbiamo dovuto dall'oggi al domani trovare il modo di cercare di mantenere questa situazione di fisiologia, perché chiaramente mentre altre cose sono state interrotte, gli interventi chirurgici sono stati interrotti, le visite degli specialisti che non erano urgenti sono interrotte, la gravidanza però va avanti. E certo. Quindi le donne dovevano comunque partorire, e però le dobbiamo far partorire in una situazione in cui sono sicure sia quelle che sono positive che quelle che non sono positive. Uh-huh. E questa è stata la cosa complicata. E quali cambiamenti ci sono stati? Cioè, se io adesso dovessi partorire, ci sono dei cambiamenti di burocrazia, dei cambiamenti, no, di che tipo sono stati? Un grossissimo cambiamento è stato che abbiamo dovuto, questo per disposizioni regionali, ma anche ovviamente per motivi ovvi, ridurre tutto quello che erano attività che per noi erano attività fondamentali, come i corsi di accompagnamento alla nascita. Quindi siamo stati totalmente stravolti, perché adesso non ci sono più in nessun ospedale e vengono fatti, però chiaramente la cosa non è stata dall'oggi al domani, abbiamo dovuto reinventarci e fare tutto da remoto, con video, con gruppi che si incontrano, però insomma capite che non era qualcosa di immediato, cioè questo ha richiesto un sacco di organizzazione. E poi anche l'organizzazione per cercare di fare dei percorsi, li chiamiamo così, in cui abbiamo un modo che si chiama pre-triage per fare delle domande, provare la temperatura, fare una serie di domande per cercare di individuare le signore, le donne e anche i loro eventuali mariti o partner che sono più a rischio, e quindi cercare di portarli su un percorso separato, perché il problema è che poi se no in sala parto settimane avevamo, per esempio, una volta ci è capitato una signora che lei stava benissimo, il marito stava benissimo, ha partorito, ma tutto bene, il giorno dopo il marito è stato ricoverato con una situazione anche molto drammatica di Covid, e quindi quel marito il giorno prima era stato in sala parto e aveva visto un sacco di donne, di altre persone. Quindi poi abbiamo dovuto ricostruire tutti i contatti che aveva avuto, cioè una cosa complicatissima. E quindi a un certo punto, purtroppo, però è stata un po' una cosa che le donne comunque l'hanno capito, devo dire, però adesso, per esempio, il papà o i partner li facciamo entrare soltanto per il periodo del parto, solo nella sala parto, ma stanno dentro la sala parto e non escono. E poi non ne vengono però in reparto, cioè nel periodo del ricovero, dopo che il bambino è nato, non li facciamo entrare. Perché, però devo dirti la verità che in realtà io sto parlando molto adesso con le signore che partoriscono, cioè veramente parlo tanto. Parliamo tutti tanto, le ostetriche, tutte le persone che le aiutano, eccetera. Però devo dire la verità che in realtà è più la paura che hanno prima, ma poi quando sono... da noi, anche le ostetriche così, gli stanno molto vicine. Il fatto che non ci siano i mariti, è chiaro, adesso non voglio dire, spero che passi presto questo periodo, ci mancherebbe, però in realtà alcune mamme ci hanno detto che sono state più concentrate sul loro bambino. Ah, beh, sì, in effetti, è vero. in effetti... Cioè, insomma, che hanno avuto questi due giorni di ricovero in cui sono sentite molto, insomma, come coccolate. Coccolate, sì, in una comunità più femminile, no? Perché non so se capisci cosa voglio dire. Hanno visto il lato positivo, hanno cercato il lato positivo. Capisco perfettamente, perché poi anche io ho partorito e in effetti la maternità, no, il parto è una cosa che accomuna tutte le mamme, e io mi ricordo che mi sono sentita molto forte dopo e guardavo anche con comprensione tutte le altre donne che avevano partorito, quindi sì, capisco. Beh, diciamo che è un punto positivo, no, in tutto questo. Sì, certo. Di vedere il lato positivo. Abbiamo fatto un video che abbiamo intitolato Lettera ai genitori, ai futuri genitori, molto carino, l'abbiamo fatto fare a delle, io dico qualcosa ma quasi niente, ci sono delle giovani dottoresse ostetriche che parlano e fanno vedere un po' la sala, dato che non possiamo farla visitare come facevamo
Con questo video facciamo una specie di percorso virtuale, un po' come quando guardavi l'albergo dove andare in vacanza, no? Ah, bello! Percorso virtuale, bello. Della sala parto, del ricovero, cerchiamo di dare questa sensazione un po', di comunicare un po' di vicinanza, perché ovviamente le donne comunque sono molto preoccupate. Beh, certo. Comunque avere degli strumenti per poter dare un senso di comunità, no, è importante, soprattutto in momenti delicati, appunto come quello del parto. E quindi adesso passo subito a Carina, invece, no? Appunto, tu sei la presidentessa di Crinali, adesso poi ci racconti anche un po' di Crinali e ti presenti. E so che in questo periodo avete attuato tantissime strategie appunto per far sentire parte, ancora più parte della comunità, le donne straniere che hanno partorito o che stanno partorendo in questo momento. Sì, buongiorno a tutte. Io, oltre a essere la presidente di Crinali, sono soprattutto una mediatrice linguistico-culturale. Sono cilena e lavoro come mediatrice negli ospedali, nel mio caso nell'ospedale San Paolo, dove ci sono i due centri di salute ascolto, e poi coordino il servizio di mediazione linguistico-culturale nei consultori di Milano. Quindi da diversi punti di vista mi sono ritrovata un po' a riorganizzare quello che è il lavoro di mediazione linguistico-culturale nei nostri servizi. Allora, Crinali nasce proprio dall'idea di un gruppo di donne, quindi mi sono ritrovata moltissimo quando la dottoressa ha parlato che il momento del parto alla fine è un momento delle donne, e noi che lavoriamo soprattutto con le donne migranti, una delle nostre fondatrici, che è Sabina Dal Verme, un'ostetrica che ormai è in pensione del San Paolo, però lei sempre ha parlato del gruppo delle comadri, e quindi in qualche modo le operatrici degli ospedali, le ostetriche, ma anche io penso alle puericultrici, le ginecologhe, adesso sto parlando molto al femminile, sono un grande supporto per le donne. Poi per le donne migranti il tema è anche quello di ritrovarsi spesso spaesate rispetto al fatto che non conoscono bene quali sono le modalità con le quali in Italia, no, vengono anche offerte, non solo il momento del parto, ma anche le visite. Quindi c'è proprio un modo diverso di rappresentarsi la gravidanza, sia da un punto di vista medico, fisiologico, ma anche da un punto di vista di quello che rappresenta per quella donna quella gravidanza nella sua vita. Sicuramente in questo momento, se già le donne straniere, per fortuna non tutte, ma molte, si ritrovano in un momento di isolamento perché magari manca la famiglia allargata, c'è tutto un altro modo di porsi anche di fronte alla cura del puerperio anche, e questa situazione sicuramente ha messo ancora più in difficoltà molte donne. Noi, da quel punto di vista, il fatto che le donne potessero trovare le mediatrici, per esempio in ospedale, era già per sé un elemento di rassicurazione, di ponte che le accompagnava anche a sentire un luogo poco familiare, più familiare. E questo in questo momento non è che manca del tutto, perché noi quello che abbiamo fatto in questo momento di emergenza è che abbiamo praticamente dato la disponibilità delle mediatrici, ma da remoto, cosa che per noi è qualcosa di molto diverso rispetto a come generalmente siamo abituati a fare il nostro lavoro, perché per noi è molto importante la relazione, e quindi vedere la persona, anche il non verbale, no? Il vedere qualcuno in ospedale che è del tuo paese, che anche i lineamenti in qualche modo ti permettono in qualche di trovare un'identificazione. In questo momento, purtroppo, almeno negli ospedali e nei centri dove noi stiamo lavorando, proprio per una scelta anche di protezione del personale, stiamo facendo un lavoro da remoto. Sta funzionando, anche se devo dire che ovviamente nella riorganizzazione di tutti i servizi il lavoro è diminuito, quindi io oggi per esempio ero reperibile per il San Paolo, ci sono state un paio di emergenze con delle donne latinoamericane, e devo dire che la ginecologa poverina ha dovuto fare il lavoro dell'assistente sociale, il mio no perché per fortuna mi ha chiamato, però poverina, cioè il lavoro che generalmente fanno altre persone, che quindi la lasciano anche il tempo per poter fare le sue cose con calma, è stata lei che ha dovuto chiamare una donna senza documenti, come devo fare, come non devo fare, accedere o meno a delle prestazioni proprio per una gravidanza, e quindi devo dire che si sente la differenza, sia da un punto di vista proprio di come il gruppo, no, deve gestire alcune cose, nel nostro caso ovviamente poi le situazioni e le condizioni sono delicate, molto spesso di donne appunto irregolari, piuttosto che sono ancora col permesso di turismo, che questo è un problema in questo momento perché non gli puoi garantire l'STP. Adesso non voglio entrare
nei dettagli di alcune questioni, però c'è da una parte una questione organizzativa e dall'altra io ho molto il pensiero proprio dalla parte più emotiva, perché se in ospedale possono trovare comunque un supporto, questo gruppo delle comadre che in quel momento un po' le coccola e le protegge, dall'altra poi quando si torna a casa si è da soli e quando un bambino piccolo, che se hai poi altri figli chiusi in casa, molto spesso le donne migranti non hanno grandi spazi, quindi bisogna anche arrangiarsi in piccoli spazi con delle condizioni anche di rischio, anche per il virus stesso, il Covid. Noi abbiamo delle donne che stiamo seguendo a distanza che si sono ammalate nel frattempo e hanno i bambini piccoli, piuttosto che sono in gravidanza, e quindi io credo che sia una situazione molto complessa. E per loro stesse, nella quotidianità, io credo che vivi un po' sul qui ed ora, vivendo a sì, dire, no? Sì. Anche se ci sono preoccupazioni. Beh, in effetti tutti noi dobbiamo imparare a vivere il qui e l'ora, siano nel nostro piccolo che anche nel lavoro, no? Perché poi sappiamo che non è facile prevedere, no? Io posso anche prevedere di fare un evento, no? Tra 2 mesi, ma se non potremo uscire, sarà difficile poterlo organizzare. Quindi sì, però hai detto una cosa molto interessante, cioè le dottoresse in questo momento stanno facendo il triplo del lavoro, anzi, cioè stanno diventando praticamente delle esperte anche in altri settori, perché devono diciamo dare copertura a quelle figure che non ci sono. Quindi immagino che il loro lavoro sia molto, molto duro in questo momento. Puoi raccontarci un po' quello che hai visto? Sì, nel senso che generalmente, almeno per come siamo organizzati, no? Ma penso in qualsiasi ospedale, ci sono poi le figure che vengono ovviamente, come si può dire, delegate a fare un certo tipo di gestione. Per esempio, se hai una donna senza permesso di soggiorno, hai l'assistente sociale o hai l'amministratore che ti dà delle direttive di come devi gestire la donna, no? In alcune situazioni specifiche, dove davvero ci sono delle storie drammatiche dietro, il medico si ritrova a volte anche a vivere una condizione quasi di contrapporsi a quelli che possono essere i suoi valori di medico, nel senso che per esempio era il poter garantire le cure a una donna in gravidanza, ma doverle dire io adesso non posso se lei non paga. Questa donna poteva accedere alla prestazione se lei non pagava. Il medico è costretto anche, diciamo, anche a prendere questo il ruolo e telefonare lei alla responsabile del CUP per chiedere, il CUP è il centro unico di prenotazione, comunque all'amministrazione, per chiedere ma cosa si può fare, se ci fosse stata l'assistente sociale, lei, avendo già lei degli strumenti da mettere in campo. Adesso la ginecologa sa usare l'STP, cioè delle cose le sanno tutti, non è che non le sanno. Però se le gestisce qualcun altro, il medico lì è concentrato a fare la visita, se deve fare la visita. Certo. Mentre invece lì un po' di cose gliele ho dette io, un po' lei ha dovuto telefonare, e poi la verità è che per esempio oggi nello specifico a quella donna non abbiamo potuto dare la prestazione. Okay. Perché non ne aveva diritto se non pagava, e lei non aveva soldi. Okay, e anche questa è la drammaticità di alcune situazioni oggi, che ci sono molte donne straniere che si trovano, ovviamente la mia specificità, non dico che non succeda in Italia, però che si trovano in condizioni ancora peggiorate da un punto di vista della condizione economica, abitativa. Se poi ti ritrovi incinta, che sia più o meno vicino al parto, può essere ancora più drammatico il senso di isolamento, il senso di fatica. E anche di dove vado, perché anche i luoghi dove puoi andare, alcuni sono chiusi, altri sono aperti, posso entrare, non posso entrare, e mi chiedi i documenti, perché poi c'è tutto delle persone senza documenti. È vero, giustamente. Caspita, comunque complimenti per tutto il lavoro che avete fatto, no? Non solo voi, ma stiamo cercando di portarlo avanti. Adesso vedremo un po' come riprendere, perché ci siamo accorti che effettivamente la situazione è molto complessa, e io personalmente sono anche molto preoccupata anche di fare il monitoraggio postpartum, perché alcune delle nostre operatrici da remoto lo stanno facendo, però davvero se la depressione postpartum è un tema importante, la prevenzione
una di alcune fragilità delle donne, poi per le donne straniere sappiamo che ci sono alcuni indicatori specifici e senza vederle, senza seguirle dopo è difficile, invece dobbiamo trovare una modalità perché possa essere possibile, un po' lo stiamo già facendo da remoto, però dobbiamo ancora ricalibrarlo nel modo più adeguato, perché io sono, anche io da mamma, mi rendo conto che il postpartum poi è un momento, cioè non funziona l'allattamento che faccio, vado in consultorio, capito, piuttosto che torno dalla mia ostetrica in ospedale. In queste condizioni invece non sei così libero. Ma io so di ostetriche che stanno lavorando comunque nei consultori, giusto? Quindi diciamo che con l'autocertificazione una mamma può andare in consultorio a farsi seguire, diciamo. Però anche lì c'è un discorso di cosa puoi seguire e cosa non puoi seguire, giusto, proprio perché se ti trovi la coda di 10 mamme, adesso le stesse persone hanno anche paura a recarsi nei luoghi. Certo. Quindi o ti danno l'appuntamento perché sai che devi andare a fare una visita, oppure davvero sei così disperata che vai. Però anche questi discorsi dell'allattamento piuttosto che altre questioni, l'ostetrica c'è in ospedale, però diciamo, o nei consultori stesso, però non riescono a fare le stesse cose che facevano prima, proprio perché non puoi avere le sale d'attesa che dove la gente cioè, banalmente nei consultori c'è lo spazio aperto, no? Quindi molti consultori proprio c'è lo spazio allattamento, piuttosto che c'è l'infermiera pediatrica, piuttosto che l'ostetrica che è a disposizione. Okay, in questo momento non è così, perché hanno diminuito anche lì una serie di prestazioni e quindi disponibilità. Ma dal 4 maggio secondo te migliorerà la situazione? Cioè, Io mi auguro, nel senso che qualcosa si riprenderà. Io adesso devo fare un punto con la nostra referente per capire anche da un punto di vista della mediazione linguistico-culturale, però anche lì per una questione anche di sicurezza, tanto dei pazienti come del personale stesso, penso che sarà una cosa fatta in modo molto mirato, sulle cose molto precise. Noi stesse stiamo pensando se per alcune cose potrebbe valer la pena, non dico fare dei video, però fare delle cose da remoto, perché le stesse mamme, adesso l'altro tema è, io ho avuto un bambino, ma ne ho già tre, devo venire da te in ospedale a fare una visita, gli altri tre con chi li lascio? Giusto. Il marito magari riprende a lavorare. Banalmente, noi abbiamo anche delle donne che seguono le nostre psicologhe, quindi sono a casa. Magari le hanno appena partorito, hanno un bambino di un anno, comunque le psicologhe le seguono, non vengono in ospedale perché i bambini con chi li lasciano. Certo. E hai anche la paura di venire in ospedale portandoti dietro i bambini. Cioè noi abbiamo le situazioni nei momenti diciamo normali di vita nei nostri centri, penso che succederà anche al Buzzi in altri modi, cioè noi abbiamo le sale d'attesa di queste mamme che vengono con i tre bambini, noi anche nei colloqui psicologici li facciamo entrare, magari c'è la tirocinante che ci gioca con loro, però in questa condizione invece non lo puoi fare, e anche a casa fare da remoto con loro è difficile. Cioè, da remoto certe cose veramente... È difficilissimo da remoto, come l'educazione, come no, appunto intrattenere tre bambini mentre la mamma fa la visita, cioè queste cose sono veramente molto difficili. Ok, grazie Carina, adesso facciamo un affondo un po' più su una comunità in particolare di cui io appunto e Suping facciamo parte, che è quella cinese, che tra l'altro ha avuto anche un ruolo, una storia un po' particolare in tutta questa emergenza, no? Che appunto, lo sappiamo bene, no? La Cina è stata in lockdown dal 23 di gennaio e poi noi in Italia dal 24 di febbraio, quindi un mese prima, abbiamo avuto un mese, no? Di scarto. E niente, Suping appunto ci puoi raccontare un po' come le donne cinesi anche stanno vivendo, tra l'altro al Buzzi, perché io so che tu sei una mediatrice del Buzzi, appunto se puoi appunto presentarti un attimo, no? e raccontarci. Ah sì, scusate, l'ho silenziata prima. Aspetta, Suping, aspetta. Non mutare, perché ti ho mutato, ma poi... Sì, adesso sì. Esatto. Ok. Scusa. Ciao. Ascolta, guarda, è vero, io innanzitutto voi avete parlato un po' della situazione generale, io vorrei parlare un po' proprio in particolare della nostra comunità.
Prima di tutto io vorrei premiare proprio la comunità cinese, soprattutto le donne. E ho visto, infatti ho detto, io non ho paura di incontrare i pazienti cinesi perché lo so, l'ho già da tempo, in lockdown, già a casa, chiuso in casa. Anzi, quando vengono all'ospedale, penso che inizio di febbraio, le donne cinesi già mettono mascherine, quindi arrivano con i guanti di protezione personale. Stanno molto attenti. E un'altra parte del problema, tante donne hanno paura, non vengono più a fare le visite. E infatti, quando faccio pre-triage con le donne, quindi spiego, potete venire tranquillamente perché la telefonata è a posto per dividere le persone sana e con del sospetto Covid, quindi possono venire tranquillamente, però comunque devono venire con i cauzioni, quindi se fosse meglio non prendere i mezzi. Quindi è un momento straordinario, veramente abbastanza anche complicato per le donne. Soprattutto quando è uscita una notizia sul giornale che dicono ci sono 40 bambini infettati a Wuxi e il giorno dopo le cinesi non vengono più. Poi subito la sera una persona mi ha chiamata e ha detto guarda, spieghi che io, mia moglie domani deve venire a fare la visita, in questo punto devo venire o no? Ho detto non deve crederci troppo quello che scrivono. Ho detto non è che solo perché il nostro ospedale è ricoverato da bambini con Covid, non è che 40 bambine è stata infettata da Covid, certo. Quindi ho detto ciao, c'è un problema proprio di fondo, è completamente diverso quello che significa. Sì, tra l'altro, cioè, se le fake news no, navigano a vista in Italia, esatto. Noi sappiamo bene che purtroppo la comunità cinese si trova a dover affrontare le fake news italiane, no? E le fake news cinesi. Non solo fake news, più quelle italiane. Ma queste, quindi tu lavori ancora in questo periodo? Cioè sei in ospedale fisicamente? Sì, io sono all'ospedale due volte alla settimana. Ok. Comunque sto lavorando poco, sinceramente. Altri lavori in questo momento, cioè pochissimo lavoro, quello che se potevi lavorare in casa, altrimenti no. Certo. Io ho un'altra professione come il consulente sulla sicurezza alimentare, quindi è una dramma proprio per il ristorante. Soprattutto è un'attività della comunità, economia molto forte della comunità cinese, è quella di ristorazione. Quindi è veramente una dramma. Poi vedremo anche dopo 4 maggio, non credo che stia così ottimista. Beh, proprio dopo maggio non credo, perché la ripresa sarà lunghissima. Quindi, però le donne cinesi comunque partoriscono ancora, cioè ci sarà stata qualche donna cinese che no? Sì, quello non possiamo evitare, infatti. Ok, e quindi ci sono le donne che vengono comunque per partorire, vengono. Ma poi, come l'ha detto la dottoressa, quando entrano all'ospedale, vede la situazione, l'ospedale è molto tranquilla e non è come quello che credete. E quindi si prende proprio la fiducia. Infatti le donne quando sono lì rispettano tutte le regole, questo è vero, mettono anche proprio quando all'ospedale ricoverato mettono le mascherine, stanno molto attenti, come dice marito non possono entrare, rispettano tutto, però sono molto tranquilli, molto tranquilli, anche come dice Irene, che loro si sentono molto più tranquilla di prima, perché prima se vengono parenti fare le visite, marito vengono, poi invece in questo momento trovano solo la mamma e il bambino. Quindi è molto rispetto a prima, forse ancora meglio. Questo ha parlato un po' la situazione in momento di emergenza. In realtà nella quotidianità e il nostro lavoro, credo che il mio lavoro, sono anche orgogliosa del mio lavoro, in senso
quasi 20 anni che lavoro a Buzzi. Io ne ho vista nascere tanti bambini cinesi, adesso, anzi, ho compagni anche del periodo diverso. Carina lo sa che io lavoro anche nelle scuole, infatti tante volte incontro bambini. I bambini cresciuti vanno a scuola, poi dopo un po' arriva, incontro il colloquio con i genitori, e poi loro mi riconoscono, ha detto guarda, lei ha lavorato, quindi ha visto bambino, era in gravidanza. Quindi è veramente per me anche una soddisfazione di vedere i bambini quando è nato e poi dopo è cresciuto. E poi lo vedi, tipo ho accompagnato anche il loro percorso della vita, quindi è molto bello. Sì, questo è molto bello. Devo dire che questo, cioè, il lavoro della mediatrice, no, permette poi di seguire anche, no, fin dalla nascita e poi dopo, fino al matrimonio e magari anche alla nascita dei figli di questi bambini. Ci sono, però, già, nato dei figli, ci sono, quello che ha seguito. Molto bello, grazie. Sì. Adesso, l'ultima domanda che vi faccio, la faccio a tutte e tre, no? Ci sono stati dei grossissimi cambiamenti in questo periodo, anche sia nell'attività lavorativa sia nell'approccio anche, no, alla maternità, perché si è dovuti appunto cambiare un sacco di cose, tra cui appunto il papà non c'è, non è tanto presente nella sala parto. E allora, Irene, partendo da te, no? Cosa possiamo imparare da questo periodo? Quali sono? Ci sono delle pratiche, delle strategie che possiamo applicare anche in periodi non emergenza che possono aiutarci? Oh, scusa, è sempre il problema del microfono. Adesso muto Su Ping e ti chiedo, Irene, se puoi aprire il microfono. Scusa. Ok, eccoci. Sì, è chiaro che penso che abbiamo un po' tutti, chiunque di noi che fa tutt'altre cose, è un po' un periodo in cui forse siamo diventati tutti un po' filosofi e ci interroghiamo sul senso della vita, su come abbiamo vissuto finora, se va bene o non andava bene. Abbiamo detto in qualche settimana fa, abbiamo cercato di vedere il lato positivo, no? Che se non altro adesso almeno è diminuito il traffico. Io devo dire che io tutte le mattine vengo a lavorare, purtroppo devo venire in macchina perché abito in una zona in cui devo venire con la macchina, però questo periodo era fantastico, non c'era mai traffico, era bellissimo. E calato l'inquinamento e siamo stati più insieme con i nostri figli, le nostre famiglie. Per quanto mi riguarda, poi arrivo al dunque della tua domanda, per quanto mi riguarda, io per esempio da quando insomma, non mi ricordo che giorno è stato, insomma, comunque da quando è cambiato tutto a inizio marzo, di colpo io avevo una vita completamente diversa prima, Spingo sa benissimo, cioè io praticamente avevo tutti i giorni un'agenda fittissima in cui arrivavo qui alle 8 del mattino in punto, magari alle 10 dovevo andare a Sacco, poi magari andavo in regione per una riunione e magari la sera partivo per Roma per un congresso e tornavo due giorni e poi andavo magari a Vienna, un altro congresso, tornavo, eccetera, eccetera. Poi andavo a fare lezione, perché sono professore universitario, e così via. Da quando è iniziata questa cosa, io tutte le mattine vengo a Buzzi, e adesso sono ancora qui, e fra poco andrò a casa, e tutti i giorni io ho un modo di lavorare molto più concentrato, e molto più sereno. Che se lavoro tanto, perché ho dovuto lavorare tanto, però ho realizzato che noi facevamo una vita un po' troppo stressante, ma un po' siamo creati anche da soli questa vita così stressante, no? Io credo che ciascuno per la sua realtà, però forse dobbiamo un po' cominciare a ripensare, c'è proprio bisogno di viaggiare tanto. Adesso ci stiamo parlando in una videoconferenza e guarda che francamente quasi quasi, cioè non dico che non sarebbe bello esserci trovati di persona, però ha dei suoi vantaggi anche questo, si è più concentrati quando si parla in questo modo a volte, cioè si parla uno per volta, c'è più... Non lo so, cioè alcune cose andranno prese e per esempio invece arrivando all'aspetto più medico, sanitario e così, uno degli aspetti su cui adesso stiamo lavorando moltissimo è tutto quello che dicevo prima,
delle attività che si possono fare da remoto e della telemedicina. Mm. Adesso stiamo valutando tutta una serie di situazioni in cui le visite possono essere fatte precedute, scusate, certo, da una valutazione telefonica, per cui si comincia a valutare, per esempio, se c'è bisogno che quella signora venga portando certi esami, uh-huh, magari li facciamo fare prima che venga, in modo che comunque arriva già con gli esami, oppure le diamo delle indicazioni per alcune domande che uno potrebbe fare molto semplici, che sono qual è il valore normale della pressione, me la sono misurata, uh-huh, cioè lo possiamo dire anche in modi molto meno complicati che facendo venire sempre tutti in ospedale. E poi l'altra cosa molto importante, non mi voglio dimenticare, su cui dovremmo veramente lavorare, ma questo è un discorso proprio sociosanitario, è che l'ospedale è fantastico, io lavoro in ospedale, adoro lavorare in ospedale, però ci vuole più territorio, l'avete accennato prima, consultori, cioè i consultori a Milano sono stati lasciati andare. Invece la struttura del territorio è fondamentale, è importantissima, è una struttura che deve aiutare la famiglia, le donne, i bambini, cioè deve essere un luogo di proprio di riferimento, cioè non può essere l'ospedale il posto dove si va per fare le cose normali, di base, i controlli per andare a fare le vaccinazioni, piuttosto che... Io ripeto, in ospedale queste cose le ho create, cioè noi abbiamo creato per primi a Milano il fatto di fare le vaccinazioni in gravidanza alle donne, cioè non sto dicendo che non è giusto farle anche in ospedale, però è stato una grossa perdita così togliere a livello proprio di sanità questa struttura, questa rete che un pochino esisteva alla fine degli anni 70-80 quando io mi sono specializzata, i consultori erano molto più presenti di adesso. E lì ci devono essere persone come Suping, come Carina, che possono lavorare sia sul territorio che in ospedale, voglio dire, certo, però ci deve essere una forte rete di territorio, assolutamente. Questo è una cosa di cui ci siamo resi conto, che gli ospedali hanno fatto anche molto da cassa di risonanza dell'amplificazione di questa infezione, e invece sarebbe stato molto meglio che ci fosse stato più presenza di territorio e di strutture territoriali. Assolutamente, speriamo che questo video arrivi anche, no? Magari sul computer di qualcuno che ha un potere decisionale, che magari riesca a sentirlo, ascoltarlo e poi ad attuarlo. Detto tra l'altro anche da un primario, ha un'altra importanza, no? Detto da una persona qualsiasi. Quindi speriamo veramente che arrivi, no? nei computer di chi decide. Grazie, Irene. Grazie a te, a voi. Carina invece cosa come da cooperativa anche, no, che lavora con le donne straniere negli ospedali e sul territorio, che conosce molto bene questa realtà, cosa ci dici, cosa potrebbe essere, ci sono degli elementi che possiamo usare anche in un periodo non emergenza? Allora, dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, anche come presidente della cooperativa sociale, devo dire che questa situazione ci ha messo in grande difficoltà, anche dal punto di vista del lavoro, della garanzia del lavoro per le persone, di una riorganizzazione, ma anche di una possibilità di interloquire con gli enti con i quali noi lavoriamo, che si sono trovati ovviamente, lavorando con gli ospedali, con i consultori stessi, a dover riorganizzarsi e darsi delle priorità. Io credo che una delle cose che abbiamo imparato, stiamo imparando da questa esperienza, che è unica, speriamo irripetibile, speriamo. Però è proprio il discorso delle priorità, cioè cosa viene prima, cosa viene dopo, il fermarsi di più a pensare sulle cose, non agire solo sull'emergenza, anche se ovviamente in una situazione di emergenza è complesso, no? Gestire anche questi pezzi. Poi la verità è che noi abbiamo sempre cercato, anche in questo periodo, di salvaguardare da una parte
sia l'utenza che viene nei nostri servizi dove noi lavoriamo, ma anche le nostre lavoratrici. Mm. E quindi, appunto, il lavoro di mediazione, che è un po' una delle caratteristiche anche della nostra cooperativa, mi ha vista personalmente, anche come organizzazione, molto impegnata a cercare di trovare delle modalità che potessero rispettare tutti, anche perché ci sono comunque delle paure, ci sono comunque delle esposizioni, quindi non è semplice. Io credo che dopo questa esperienza potremo anche valorizzare alcuni momenti che nel quotidiano vivere diventano un po' delle cose che fai un po' ormai a ruota. Sì, non sì. so se mi spiego. Un po' adesso di esserci fermati, di poter pensare ad alcune cose, ci permette di nuovo anche lì di dare delle priorità e di dar valore a delle cose che invece erano diventate un po' una cosa un po' di lavoro a ruota, facciamo ormai così, che dobbiamo fare, mentre invece il fermarsi di nuovo a ripensare, e al come noi come organizzazione del terzo settore può avere in qualche modo anche un'influenza su poi le decisioni degli enti e delle organizzazioni. Sempre ci battiamo su questi temi, perché ovviamente anche una scelta di Crinali questa è stata quella di lavorare nel pubblico, e l'inserimento delle mediatrici nei consultori è nata proprio da un'esperienza di Crinali con un progetto europeo, e ormai siamo presenti da 20 anni, quindi condividevo molto il pensiero della dottoressa Cecchin proprio per questo tema del valore dei consultori familiari. Una delle nostre fondatrici è la dottoressa Ida Finzi, voglio dire, lei li ha creati, li ha costruiti. E noi lavorando dentro da ormai 18 anni abbiamo visto anche l'evolversi del cambiamento. È un tema grosso, è un tema che ha a che fare anche con una riforma sanitaria fatta in Regione Lombardia. Perché in fondo i consultori oggi appartengono agli ospedali, quindi la cosa sarebbe che i consultori lavorassero in rete ancora più forte con gli ospedali, mentre invece ci sono delle difficoltà. Noi siamo disponibili, mi viene da dire che noi siamo disponibili a pensare insieme, a costruire insieme, però mi rendo conto che non è semplice. Certo. E poi mi viene da sottolineare che poi c'è la vita di ognuno. Certo. Ognuno può pensare anche la propria vita rispetto alla propria famiglia. Io invece, rispetto a quello che diceva la dottoressa, lavorare in casa per me è un po' un casino invece. Andare fuori ogni tanto a staccare lo smart work mi ha fatto lavorare molto di più anche adesso. Voglio dire, invece andare ogni tanto in ospedale per me sarebbe stato, da un certo punto di vista, un respiro. Sono d'accordo invece sul fatto che viaggiare, girare, ovviamente coglie in un'idea di vita un po' frenetica, però certo. Per me anche lo smart working non nego a un po' di frenesia, soprattutto quando hai un bambino piccolo e non si ha l'aiuto delle persone che hai sempre avuto accanto, e quindi esatto, capisco perfettamente come tante altre donne, no? Che si trovano a casa a fare smart working con anche la responsabilità della cura di bambini piccoli o anche non piccoli, perché ci sono i ragazzi delle medie e delle superiori che stanno facendo smart education da mesi, e quindi bisogna seguire tantissimo anche loro, questo assolutamente. Grazie Carina. Ultima domanda a Su Ping. Ultima domanda. Cosa possiamo imparare da questa emergenza, sia a livello personale che lavorativo? Guarda, livello personale, ma sembra un filosofo, come la dice la dottoressa, dobbiamo riflettere veramente, umano, cosa hanno fatto, se ha veramente fatto tutto bene o fatto male. In senso, tante volte io ci penso, perché muoiono le persone anziane? Perché stiamo vivendo un po' troppo lungo? Anche quello non lo so, infatti può darsi anche sì, però un'altra cosa, in senso, per servizio per la nostra per la comunità cinese, veramente quanto riguarda questa parte molto importante, perché l'ospedale Buzzi è frequentato così tanto dalla comunità cinese, perché è proprio sul territorio.
Ecco, un'altra cosa quanto riguarda proprio il servizio per la comunità cinese è quello linguistico. Sappiamo che il cinese, non so per quale motivo, Giada tu lo sai bene, perché abbiamo questo difetto di fatica di imparare un'altra lingua. Ok, allora qui ti interrogo su... La lingua cinese è bravissima, veramente parla bene sia in cinese anche in italiano, ma non tutti. No. Un'altra cosa, anche penso che la differenza proprio della cultura, perché noi abbiamo un altro modo di pensare, un'altra ideologia completamente diverso, e fa accettare le persone un modo di vivere in Italia molto difficile. Parlo anche durante dell'emergenza. In Cina ha fatto arrivare un sacco di medicina cinese per curare Covid. Pre-Covid e Covid. In senso, io ho ricevuto anche per prevenire Covid, li ho presa anche per prevenire. Posso per questo sono ancora qua. Infatti c'è un'altra parte proprio culturale. Durante anche parto, durante la gravidanza, dopo parto, ha tutta una serie di ideologia cinese completamente diverso. È per questo che penso che anche il nostro lavoro è anche utile, è proprio sul punto di vista quello. Ma no, anche i medici usano una idea occidentale e dici alle donne cinese devono seguire questo tipo di criterio per la gravidanza. Però la donna cinese quando torna a casa chiama la mamma in Cina o parla con i parenti, ha tutta un'altra ideologia. Tipo sì. Una cosa molto banale, cura di bambino, dei neonati, i cinesi continuano a dare da mangiare al bambino, quando arriva all'ospedale il pediatra dice, neonatologo dice no, dato troppo da mangiare. Per questo, dà troppo da mangiare a un neonato per il cinese e non esiste, fa ridere. Quindi fai molto fatica a spiegare bene. Questa è proprio la differenza della cultura anche, non solo linguistico. Infatti penso che un loro come mediazione è veramente importante. Ma volevo parlare fuori anche dell'ospedale quanto riguarda le donne e i bambini. Soprattutto anche i pazienti cinesi. I cinesi, però finisco, quando uno ha dei problemi gravi, preferiscono tornare in Cina. Ma esatto. Curare in Cina anche questo punto. Per quale motivo? Ma in Cina tante volte usano le medicine, le stesse medicine che usano in Italia. Quindi in effetti, dobbiamo anche riflettere perché c'è una cosa diversa in senso dobbiamo conquistare proprio la fiducia dei pazienti. Questo punto non solo una parte neanche di traduzione di quello che dicono il medico, ma deve capire i pazienti cosa sta pensando. Devono proprio acquisire la loro fiducia. Infatti è un lavoro, penso, considera il lavoro di mediazione è veramente importante. No, ma infatti in questa emergenza si è vista, no, un po' la diversità culturale tra l'approccio anche, no, cinese alla lotta contro il Covid e l'approccio occidentale, e ci siamo trovati a dover anche un po' combattere, no, un po' la stessa comunità, no, con le fake news che giravano, e quindi questo richiamo, no, alla fiducia reciproca è importante, perché in questo momento in effetti la comunità cinese ha due esempi davanti, no? Come l'Occidente sta lottando contro il Covid e come la Cina ha lottato contro il Covid. Sembra, speriamo, incrociamo le dita, che la Cina ne stia uscendo, no? Quindi se tanta parte anche della comunità cinese è più fiduciosa verso il modello cinese, è perché appunto la Cina ne sta uscendo. Ma secondo me è anche compito di noi che siamo un po' nel mezzo, no? Spiegare che gli approcci diversi sono dati da culture diverse, no? Come dici bene tu, e che non c'è un giusto uno sbagliato, perché anche l'Italia ne uscirà, sicuramente ne uscirà, no? In modo diverso, no? E credo che questo periodo sia anche un periodo molto importante per noi per, come dicevate voi, fermarci, riflettere sulle cose che sono magari le strategie, no, e i sistemi che sono, non dico sbagliati, ma poco
umani, no? Per noi che viviamo nelle grandi metropoli, in una grande metropoli come Milano, e ci può permettere di cambiare strategia, cambiare modo di vivere. Quindi questa è un po' la conclusione di questo incontro. Ringrazio tutte voi tantissimo per la disponibilità e per il tempo che ci avete dedicato. Sono 48 minuti che stiamo parlando, cioè, veramente grazie mille. E adesso vi riattivo i microfoni, sperando, no, ok, e niente, invito tutti quelli che ci hanno guardato, no, poi a partecipare agli eventi futuri di Cittamondo e anche all'eventuale, spero futuro prestissimo, evento dal vivo in cui, oltre a Irene Cettin, Carina Scorzelli e Juan Suping, ci saranno altre relatrici. Grazie di tutto e buona serata. Grazie a voi, ciao.